Ciao ragazzi, secondo che vedano che entro ancora persone. Allora, intanto voi che siete qua mi date un breve feedback se vedete, sentite la mia voce, vedete lo schermo. Ok, grazie ragazzi, bene, 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 bene. Ok, ciao Antonio, Andrea, Aurelio, Marco, Mauro. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Walter, ciao Thierry, ciao Nazareno. Ciao ragazzi, vedo che state entrando. Ok, benissimo. Allora ragazzi, stiamo lavorando insieme. Stiamo sfruttando questa ora di TG di Sapienza per andare a osservare quelle che sono le informazioni che arrivano dai mercati in real time e imparare tutti insieme a sfruttare quelli che sono i pattern che poi il mercato ci dà la possibilità di tradare. Ciao Nazareno, ben arrivato anche a te. In accordo con il gruppo che si è creato all'interno del TG della Sapienza Finanziaria, stiamo lavorando a qualcosa di interessante, a qualcosa di importante, a qualcosa di estremamente professionale, che è la costruzione di un metodo di trading che dovrà poi vederci protagonisti, scusate, sui mercati delle valute, ma non solo, laddove troveremo determinati pattern per quello che riguarda i pattern di inversione, i pattern testa spalla di inversione. Che cos'è un pattern? Oramai è chiaro a tutti, l'abbiamo detto tante volte, un pattern è uno scenario previsivo, è una rappresentazione di un modello di comportamento da parte dei mercati che poi porta i prezzi a comportarsi in un determinato modo, con la maggiore probabilità. Una volta che abbiamo imparato a identificare quelli che sono i vari pattern e quindi questi modelli ripetitivi che poi ci portano a fare degli scenari previsivi in merito a quelli che potrebbero essere l'azione del prezzo, il lavoro è creare delle strategie operative, delle strategie ad hoc per quel determinato pattern, e testarle, vedere se e come danno dei determinati risultati. Una volta terminata questa fase di test e aver fatto un sufficiente numero di esperienze sui mercati, ecco che avremo dei risultati. Questi risultati ci diranno se la nostra capacità di riconoscere quel determinato pattern, la nostra capacità di oppure quella strategia operativa che abbiamo creato per provare ad approfittarne risulta effettivamente efficace. E quindi alla fine di tutto avremo un metodo e alla fine quindi noi traderemo quel metodo. Non andremo più a chiederci che cosa potrebbe fare il mercato, ma ogni volta, ma il nostro lavoro sarà cercare di identificare quel pattern e poi applicare le nostre strategie operative, lasciando al nostro pattern e al lavoro che abbiamo fatto prima il compito, la delega di in un qualche modo prevedere quella che potrebbe essere l'azione del prezzo con le maggiori probabilità. È questo ciò che separa un trader professionista o comunque un trader che opera in maniera professionale da un trader dilettante, il quale ogni volta si deve chiedere cosa potrebbe fare il prezzo da qui in poi. A noi non ci importa niente, noi operiamo in maniera professionale, non ce ne importa di cosa potrebbe fare il prezzo da qui in poi, veramente non ci importa niente. Quello che deve importarci è imparare a riconoscere quelli che sono i nostri pattern. Sono loro che anticipano in qualche modo quella che con la maggiore probabilità potrebbe essere l'azione dei mercati. Vedete che c'è una enorme differenza nell'approcciare il mercato finanziario, i mercati del trading online in questa maniera. E d'accordo con il gruppo che si è creato qui alla Sapienza Finanziaria all'interno del TG, si è deciso proprio di
lavorare alle informazioni da TG che arrivano dai mercati per andare a individuare quelli che sono i cosiddetti pattern di inversione, pattern di inversioni che abbiamo deciso di identificare nei testa-spalle. Una volta imparato a identificare questi testa-spalle, abbiamo cominciato a costruire le nostre prime due strategie operative e a partire dalla settimana scorsa abbiamo iniziato a dare seguito a quella che è la strategia operativa, che non è solo generazione di segnali operativi, quindi dove metto lo stop loss, dove metto il take profit, dove entro sul mercato, ma anche la gestione del trade. La gestione del trade che, come abbiamo imparato a vedere, è altrettanto, se non più importante, dell'insieme di regole che ci fanno poi entrare sui mercati. La gestione delle operazioni diventa una faccenda di importanza assolutamente cruciale e che alla fine determina poi la qualità e la misura dei risultati che otteniamo. Avevamo iniziato settimana scorsa sulle proposte di accidenti, non mi ricordo più, forse Stefano mi pare, di Stefano a pensare a una potenziale strategia di gestione dell'operazione laddove fossimo a mercato. Avevamo poi lavorato alla sua modifica in quanto su alcuni suggerimenti forniti da me personalmente era sembrato che la cosa potesse andare un pochino meglio. E quindi adesso abbiamo veramente buona parte, abbiamo tanta roba sulla quale andare a lavorare, abbiamo quindi un pattern da andare a identificare sui nostri mercati, che è il testa-spalle. Abbiamo le strategie operative, quindi tornando indietro un passo, se abbiamo un pattern, abbiamo quindi un modello di rappresentazione di quella che è il potenziale comportamento dei mercati, abbiamo delle strategie operative che abbiamo creato, sono due, per provare ad approfittare di quello che potrebbe essere il movimento, e abbiamo, infine, le regole per gestire la posizione laddove il mercato andasse poi nella nostra direzione. Ci eravamo lasciati dopo questa premessa con l'intenzione, noi che eravamo qui, di lavorare in buona sostanza proprio su queste idee, su questo pattern. Mi chiedo quindi, nel salutare anche tutte le persone che sono entrate in questo momento, quindi mi riferisco a Francesco, mi riferisco a Daniel, mi riferisco a Federico, a Luciano, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, ben arrivati, ad Aurelio. Chiedo a tutti voi se qualcuno durante questa settimana, nel fine settimana, aveva lavorato, ha deciso di lavorare e di dedicarsi anche a questa attività. Prima di andare a vedere, magari, se come sui mercati si era venuta a creare qualcosa di interessante proprio relativo a quella che è la nostra tattica operativa. Aurelio ci dice magari perché, ma Aurelio magari non sei riuscito a lavorarci sopra? Ti libero un attimo il microfono se ti va, Aurelio. Ti libero il microfono così ce lo dici in diretta. Aurelio. Mi Ciao sente? Aurelio. Ciao ciao, ciao a Eccoti. tutti. Ciao. Stavi dicendo? Sì, troppi impegni familiari purtroppo, e quindi non sono Ho capito. riuscito. Ho capito, va bene, niente male. Oh. Siamo appena. Voglio dire, non è che sia proprio prima che vengono le cose più importanti, certamente, se uno non ha il tempo non ce la fa. Poi Gian? Eccoci, dimmi, stavo leggendo le domande, dimmi. Ah sì, scusa, tu sai che io purtroppo ho un lavoro esterno, non di ufficio in casa, e quindi non sempre riesco a essere davanti. È per quello. Anzi, perciò. Certo. Certo, quindi fai veramente difficoltà a fare questa cosa. Non hai la possibilità, farlo per così, per fare due chiacchiere insieme,
durante proprio la sera, magari quella mezz'oretta, tre quarti d'ora la sera? Sì, alle volte sì, altre, spesso però devo finire certe cose che ho iniziato durante la giornata. Certo. E E quindi mi durante il fine ritroverei a farlo settimana? di notte. Sì, me lo prometto sempre di farlo, invece poi purtroppo, come tu ben sai. Certo. Eh beh, un po' forse probabilmente dipende anche dalle motivazioni che ognuno di noi ha in merito a quello che è questa attività, perché se uno non ha vere e forti motivazioni, uno poi a un certo punto dice, cazzo, ma chi me lo fa fare? Lavoro tutto il giorno, non ho il tempo di andare a vedere ste robe, quindi certamente poi uno lascia lì, insomma, ecco, quindi assolutamente è giustificabile, ognuno poi in casa sua sa esattamente com'è il suo tempo, quali sono le sue priorità e quant'altro. Vabbè, comunque stai seguendo quello che stiamo facendo, almeno qui all'interno del nostro OTG? Sì, quando posso sì, tant'è che ad esempio giovedì scorso non potevo e quindi non c'ero. Ho Ma oggi capito. sì. Va bene, ok. Ciao Federico, ben Grazie, Giovanni. arrivato. Ciao, ciao, ciao. Ciao Federico, è il tuo primo TG, mi fa piacere. Ben arrivato, saluto anche Stefano intanto. Di cosa parliamo? Federico, se non hai sentito la premessa, torneremo a pubblicare velocemente a breve le registrazioni di quello che è il TG, quindi capirai quello di cui stiamo parlando molto brevemente. Abbiamo deciso in parte di utilizzare questo telegiornale della Sapienza Finanziaria per lavorare per creare un metodo, una prima parte di metodo attraverso il quale poi andare a lavorare sui mercati in real time e sui mercati reali. L'idea è di imparare a riconoscere quelli che sono determinati pattern di inversione, nello specifico testa spalle. Ci abbiamo creato attorno a due strategie operative per poter provare a sfruttarle e abbiamo creato delle regole per la gestione poi delle operazioni. Quindi veramente stiamo iniziando a creare un metodo che abbia tutti i crismi di quello che è il piano d'azione di un trader professionista, di un trader professionale. Ci diamo impegno di volta in volta ognuno di trovare del tempo per andare a individuare sui mercati quelli che sono questi pattern, e adesso stavo appunto facendo il giro tra i partecipanti, vedo che diventano ogni settimana di più, e questo, ciao Lia, ben arrivata anche a te, ciao Graziano, diventano sempre di più e questo mi fa molto, molto piacere. Eccoci qua, allora Mauro ci dice di entrare nel concreto. C'è qualcuno che ha lavorato durante questa settimana, durante questi giorni, ragazzi, a quello che ci eravamo detti? Marco, ti posso passare lo schermo? Marco Sbardellati? Ok, Marco. Allora, tra un attimo ti arriva lo schermo. Gian, mi senti? Eccoti, ciao Mauro. Sono Scusa, ciao Marco. Sì, no, salutavo anche Marco intanto. Ciao Marco. già attivo? Sì. Sì, ti vediamo. Guarda, allora io stamattina sono entrato, aspetta, qui su OutCAD. Aspetta che tiro via questa finestra che mi disturba, che voi non vedete. Sono entrato qua. Puoi Mi descrivere sembrava. innanzitutto quello che, sul quale hai lavorato, quali sono le ragioni, le Allora, idee, eccetera, così. questo che vedi sulla destra è la situazione giornaliera, dove vedi che lui anche sul settimanale, vedi questa linea qua, sul settimanale va sempre a sbattere qua, e anche sul giornaliero ultimamente va sempre a sbattere lì. Ho tirato queste due trend line dove lui si muove. Qui era uscito e adesso stava rientrando. E qui sul giornaliero
ho trovato questa situazione dove mi sembra di aver individuato questo testa spalle e io stamattina sono entrato qua. Aspetta che ho questa finestra, ecco. Quindi tu ritieni di aver individuato un testa a spalle con quella figura lì, ok? Quindi un pattern di inversione, abbiamo un trend ribassista, spalla Quindi sinistra, avevo. spalla destra e testa, d'accordo? Abbiamo quindi tracciato la linea di neckline correttamente, Questo perché... qua stamattina, vedi, questa candela qui era alle 4 la mattina, io sono arrivato più tardi, quindi sono entrato praticamente dove aveva rotto sulla candela delle 4, però era tornato indietro, io sono entrato qua alle ore 9, avevo messa, poi è tornato giù, è andato su e me l'ha beccata e sta andando su. L'operazione che ho fatto è sono entrato con un mini lotto, ma soltanto per giocare in realtà. Marco, Sì. Marco, allora, parte numero uno del metodo, abbiamo individuato il pattern, quindi abbiamo individuato quello che è il potenziale scenario previsivo del mercato, che è di portare i prezzi almeno in area 1.06 e 1.016-1.017. Ok. Sì. La strategia operativa per sfruttare questo pattern sono due, l'abbiamo detto, ok? Quali sono brevemente? Puoi ripetercele? Allora, la prima è aspettare il retest, quindi tac, il retest sulla neckline. No? Ti ricordi che la prima delle strategie è individuare l'area di trading compresa tra la spalla destra, in questo caso il minimo della spalla Questa. destra, e il take profit potenziale, che è il Sì. target fisiologico del pattern, e quindi individuare un'area di prezzo che, laddove battuta dal mercato, ci darebbe un rapporto rischio-rendimento almeno di 2. Giusto? Perfetto. La seconda. Quindi lì lo stop loss e quant'altro. La seconda strategia operativa invece, che è quella più rischiosa, ma certamente più potenzialmente più profittevole da un punto di vista finanziario, è quella che ci vede protagonisti all'attivazione della candela che rompe la linea del collo con uno stop loss al di sotto del minimo della candela stessa, nel caso specifico. Io in Ok? questo caso l'ho messo qua, però non ho messo lo stop loss. Allora, la strategia operativa che ci eravamo dati non tanto per entrare sul mercato, ma per testare l'efficacia della sua strategia, prima ancora di decidere di fare operazioni, ripeto, signori, che stiamo testando un metodo. Come facciamo a fare operazioni se non sappiamo se questo metodo funziona? Me lo volete dire perché ci ostiniamo a fare cazzo di operazioni? Se non sappiamo che un metodo funziona, perché apriamo operazioni? Se tra 20 pattern che abbiamo visto e 20 strategie operative che abbiamo applicato non ce n'è andata bene neanche una, voi aprite operazioni? Poi saremmo dei deficienti a farlo, Ma no? sono Torniamo indegno. sempre a essere dei dilettanti che vanno allo sbaraglio. Noi quello che stiamo facendo qua è un trading professionale e in questo caso specifico stiamo sfruttando questo tempo per crearci un metodo per testare il riconoscimento dei pattern e l'efficacia delle strategie operative. Solo se e quando questo metodo ci darà dei risultati testati ed efficaci, allora potremo dire sì. Ho un metodo perché ho visto che mi dà determinati risultati e solo da allora inizierò ad operare. Vedo che è davvero difficile far entrare nella testa delle persone questo concetto, che è quello che in realtà poi separa, ma veramente non lo si capisce, separa quello che è il trading professionale dal trading dilettantistico. Separa il trading di quelli che alla fine portano a casa i soldi e
e si guadagnano da vivere con questo mestiere, e la differenza tra chi invece non riuscirà mai, perché ogni volta non ha la minima idea di quello che l'aspetta, non sa che cosa l'aspetta. Quindi il sentire ancora oggi che entro sul mercato non va bene. Il nostro lavoro è testare una strategia, testare un metodo. Se e quando questo metodo si risulterà essere efficace, allora inizieremo a tradare, altrimenti lo prendiamo e lo buttiamo a mare. Semplicemente lo diamo alle ortiche. Non funziona, non lo usiamo. O voi lo usate anche se non funziona? Ditemelo. Chi lo usa se non funziona? Nessuno. Certo, buona. Allora, invece di parlare di entrare, uscire, eccetera, quello che stiamo facendo è testare una strategia operativa. Quindi, la strategia operativa che tu avresti messo in atto è la seconda, quella che ci avrebbe visto protagonisti con un prezzo di entrata più o meno in ARA 1006, giusto? Sì. Perfetto. Con uno stop loss al di sotto proprio di quella candela, più o meno in area. Io l'ho messa qui e dovrebbe essere qua. 1004,48. Qual è il minimo della candela? Aumenta un po' lo zoom per piacere. Il minimo della candela è questo. Io mi sono tenuto qualche pips di più. Ok, perfetto, lì l'hai messo lo stop loss. D'accordo, benissimo. Allora, ok, la strategia prevedeva un'entrata a quel prezzo, uno stop loss lì e un target naturalmente sul take profit fisiologico del pattern. Come sarebbe andata l'operazione da quando siamo entrati sul mercato? Non dobbiamo tradare, ma come sarebbe andata la strategia? Descrivicela un po', come starebbe funzionando fino adesso? Allora, ti spiego come ho ragionato io. No, non ragionare te, descrivici quello che vediamo. Cosa ha fatto il mercato? Allora, in questo momento, da quando sono entrato, quindi su questo punto, il mercato sta salendo in questo momento. Ok, quindi la strategia avrebbe attivato la candela, avrebbe attivato il pattern. Sì. Nella candela stessa dell'orario che ha attivato la candela, noi per un pelo non siamo stati buttati fuori dal mercato, perché la stessa candela verde, aumenta un po' lo zoom per piacere e rimane lì su quello zoom, ha fatto un'oscillazione, quindi all'interno di quell'orario, di quell'ora c'è stata un'oscillazione anche verso il basso, che però non è arrivato fino allo stop loss potenziale, e poi ha iniziato ad andare veramente nella nostra direzione. E quindi direi che al momento la strategia starebbe funzionando. Siamo d'accordo? Sì. Ok, la gestione del trade potenziale, non che lo facciamo, ma semplicemente applichiamo il metodo. La gestione, te lo ricordi come avevamo pensato di farla? La gestione del trade? Ma questo non l'avevamo ancora deciso bene. L'avevamo deciso e come? Perché avevamo deciso di non spostare lo stop loss a pareggio, come all'inizio avevamo pensato di fare, se e quando il mercato avrebbe dato un movimento pari allo stop loss. Ah, sì, certo. Avevamo deciso di attendere uno swing, ti ricordi? Un punto di rotazione. Sì, su uno swing. Esatto, avevamo deciso di attendere, ragazzi, un punto di rotazione dietro al quale poi nascondere il nostro potenziale stop loss. C'è stato questo punto di rotazione, secondo voi, dietro il quale nascondere uno stop loss? Che cos'è un punto di rotazione, cioè uno swing un po' decente? Fammi vedere un esempio lì sul mercato. Proprio lì anche... Secondo me dovrebbe arrivare lì e poi tornare giù. A quel Ad punto... esempio, uno swing c'è stato, un punto di rotazione c'è stato, ragazzi, dopo che il mercato ha attivato la neckline, vai lì con il mouse, Marco, dove il mercato ha attivato la neckline.
Perfetto, prima con la candela prima. Ok, il mercato è sceso con la candela rossa, poi Sì. è tornato al di sopra della linea di quella candela che ha rotto e vedete che ha creato quindi quel punto di rotazione, quel minimo di mercato, più o meno in area 1003, che è quello sotto. Se tu tracci una linea 1003, capisci? Più o meno una linea Zero. orizzontale 1003 Zero. Quattro dici. sotto il punto di rotazione. Ecco, lo vedi che lì? Perfetto. Allora, se il mercato da lì in poi dovesse scendere, ok, vedete che ha già difeso lì il mercato una volta, ha già fatto supporto. Quindi quello che dobbiamo aspettare adesso è una cosa di questo tipo, cioè un ritracciamento dei prezzi, ok, proprio nel reale, da dove adesso è il mercato, dobbiamo attendere un ritracciamento dei prezzi e poi una rottura di nuovo verso l'alto, qualcosa che crei un punto di rotazione verso l'alto sul quale poi difendere il nostro trade e magari portare a pareggio l'operazione. C'è stato qualcosa del genere fino adesso? No, Forse no. io non lo vedo, però. Perfetto, quindi la nostra gestione dell'operazione com'è? In questo momento la lasciamo andare fino al primo swing visibile. Esatto, esattamente. Allora, quello che stiamo facendo adesso è altro che gestire senza non fare niente il nostro trade. Non facciamo niente. Il trade sta andando benone, è in guadagno, ok? Ma noi non possiamo ancora spostare lo stop a pareggio perché il mercato non ha ancora dato un punto di rotazione dietro al quale nascondere il nostro stop. Perché se noi la portassimo a pareggio adesso rischieremmo che cosa? Che il mercato viene giù, E ci becca lo stop. si becca lo stop, poi rimbalza verso l'alto e va a target e noi siamo fuori. Allora, siccome da trader professionisti, il nostro compito è difendere il nostro trade, non i guadagni, ma difendere il nostro trade. Il rischio ce lo siamo assunti, ok? Ma non ha ancora dato lo swing, quindi aspettiamo di buon grado quello che ci darà il mercato. Quindi direi un ottimo lavoro, Marco, veramente un ottimo lavoro. Primo, come individuazione del pattern. Come individuazione del pattern, secondo, come attivazione della nostra strategia operativa, quella più rischiosa, quella per quelli duri con il pelo sullo stomaco, quindi no, perché basta un'oscillazione più piccola per mandarci in stop loss. E quindi va bene, seguiamo in real time quello che ci darà il mercato. Quindi in questo caso segniamo sui nostri diari in data 05/06/2017 abbiamo individuato un pattern tal dei tali, abbiamo messo in atto la nostra strategia 2, quella più rischiosa, ma potenzialmente più profittevole, la stiamo gestendo aspettando uno swing, eccetera, 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 e scriviamo, prendiamo nota. E alla fine tireremo le somme, ok? Quindi non parliamo di trade, per cortesia, parliamo di studio dell'azione del prezzo, di studio dell'efficacia o meno di un approccio al trading. Se e quando capiremo che, dopo averne visti una certa quantità, l'efficacia del riconoscimento del pattern e delle nostre strategie operative ci darà un certo risultato, allora sapremo se avremo un metodo al quale affidare i nostri soldi oppure no. Altrimenti, fino ad allora, ragazzi, siamo sempre lì nel limbo. Ma andrà bene? Andrà male? Cosa dovrei fare? Che cosa non dovrei fare? No. È per questo che deleghiamo al nostro metodo le nostre decisioni. È chiaro il discorso, ragazzi? La differenza che c'è, che è madornale, abissale, tra l'operare senza sapere e l'operare con un metodo? Quindi direi ottimo, ottimo Marco. Già.
C'era un altro collega qui che... Scusami, Gian? Gian? Dimmi, Marco. No, volevo finire una cosa Certo. che volevo chiederti, questa cosa qua. Questo qua che tu vedi non è uno stop loss, ma è una vendita. Quindi compro uno, vendo uno, che da qua sono 17 pips. Io invece che mettere lo stop loss ho fatto una copertura. Il ragionamento è: se arriva lì e mi becca lo stop loss, io entro con una vendita. Comunque quello che perdo sono sempre, che vada poi dove vuole, sono sempre quei 17 pips. Ma se mi viene qua sopra la spalla destra e mi torna indietro, io potrei portare su questa posizione lo stop a zero, quindi non perdere niente. Quando mi rientra e se va su, non ho perso niente e vedo dove va a finire. Questo è un discorso sensato o è demenziale? Non lo so perché l'ho ascoltato, ma molto di sfuggita. Questi stop si chiamano stop and reverse sul mercato. Becchi uno stop e quindi hai un ordine pendente dall'altra parte. Generalmente non funziona, statisticamente provato che è una cosa che non funziona perché il mercato ti colpisce tutti e due gli stop e poi va nella direzione in cui vuole lui. L'importante è che se tu studi questa cosa, Marco, la studi, poi se vedi che funziona, la applichi. Se vedi che non funziona, non la applichi, ma non facendo operazioni la studi guardando. Prima Sì. guardi e vedi se e che tipo di risultati ti darebbe. Se ti dà dei risultati soddisfacenti, allora hai qualche cosa su cui ragionare, ok? E dire farci poi delle supposizioni, farci dei calcoli finanziari. D'accordo? Quindi D'accordo. tutte le idee sono buone, non esiste il giusto, lo sbagliato. Sui mercati finanziari, per esperienza, c'è soltanto quello che funziona e quello che non funziona. Non c'è il giusto o lo sbagliato. C'è qualcosa che funziona e c'è qualcosa che invece, porca vacca, non funziona. Quello che dobbiamo cercare e trovare è il modo di farlo funzionare per noi. Se tu questa idea la tieni buona per te, te la studi e te la vai a vedere. Ok, e ci fai un test, deciderai tu quanto lungo, su quali cambi, su quali time frame, eccetera, eccetera, e avrai determinati risultati, poi saprai se quella cosa ti sarà utile oppure no, se funzionerà oppure no. Questo è il ragionamento che dobbiamo sempre fare, sempre fare, sempre fare. Quindi io a priori non posso dirti non farlo, perché è un'idea, perché non farla? Proviamola, la provi, la testi per un po', se vedi che ti funziona e che riesci a farla funzionare, bingo! Hai una strategia, hai un qualche cosa che può aiutarti a generare reddito per la tua attività imprenditoriale nel trading. Ok? Non è attinente a quello che stiamo facendo però nella nostra strategia operativa, che è già ottima così come è, credimi. È già ottima così com'è. Testala la tua idea e se quando avrai determinati risultati, magari ce la proponi, ne parliamo, ne discutiamo qua. Ok, Marco? Molto bene, Ti sembra un grazie. ragionamento professionale questo? Assolutamente sì, come Ottimo, sempre. perfetto, perfetto. Allora, c'era un altro amico e collega qui, Federico, che ci stava proponendo un test a spalle su USDCAD, sull'UNI. Federico, posso aprirti il microfono? Se sei ancora in ascolto, Federico? Federico, ci sei? Ok, ti apro il microfono intanto, così ci salutiamo. Ok, al microfono aperto. Ciao Federico. Ciao. Ciao, è un piacere. Allora, ci Piacere. dicevi che ti sembra di aver visto qualcosa di interessante
sul cambio. Su H1 mi sembra un test e spalle. Ora, USDCAD, ok. Non è molto. Posso passare sul grafico? Guarda, sono con il telefono, quindi non credo di riuscire. Ah, ok, va bene. Se puoi farlo tu. Andiamo a prenderlo, non c'è problema. Mi riprendo io il grafico. Sto seguendo, ma non sto operando. Ci mancherebbe che operi, a meno che non sia un trader che ha qualcosa di testato, qualcosa di strategicamente efficace, saresti veramente un kamikaze a operare, no? A questo punto certo. Abbiamo capito che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo creare un metodo e poi, se quando abbiamo un metodo, abbiamo qualcosa da fare, altrimenti fino ad allora... Allora, tu ci dicevi USDCAD H1, giusto? Sì. È un po' storto, però sembra un test e spalle. Rialzista, quindi... Rialzista, mi aiuti a vederlo? Io lo vedo ribassista. Quindi qualcosa qui che fa scendere sì. I prezzi qui? Quella è la spalla sinistra. Allora, questa? No, quella dopo, quella. Sì. Questa, ok. Questa è quell'altra spalla più bassa. Questa qui? Sì. Ok, d'accordo. Allora, domanda, abbiamo un trend? Perché è un pattern di inversione, è un trend. Allora un trend ce l'abbiamo, no? Massimi e minimi crescenti sul prezzo, abbiamo un trend da invertire. Benissimo. Tu ci dici che questa è una spalla. Sì. Questa è un'altra spalla, perché il mercato, dopo aver fatto un massimo relativo, è sceso per cercare nuovi compratori, li ha trovati, ma poi sono stati respinti. Ok, quindi possiamo tracciare una linea del collo che unisca le due neckline. Vedete che noi non ci chiediamo, ragazzi, è dritto, è sbagliato, è sbilenco. No, chi se ne frega. Noi applichiamo il metodo. Lasciamo che sia il mercato a dirci se è dritto, storto, sbilenco. La domanda è, a questo punto, se questa è la testa. Ok, la domanda è, il pattern è stato visto dal mercato? C'è stata la rottura della linea di neckline del collo? Direi di no. Abbiamo avuto una candela così rossa che è andata a rompere la nostra linea? No, non ce l'abbiamo avuta, no? Quindi vuol dire che No. il test a spalle al momento non c'è, il mercato non l'ha visto, anzi direi che dopo questo ritracciamento possiamo dire che veramente anche la figura è stata praticamente compromessa totalmente. Se qui il mercato fosse sceso e fosse andato a rompere la linea del collo, allora avremmo avuto un potenziale testa a spalle ribassista. Ma siccome qui c'è stato anche questo ritracciamento, a questo punto questa figura non è più inquadrabile come testa a spalle assolutamente, ma siamo di fronte a qualcosa di diverso. Sei d'accordo, Federico? Non so, puoi essere Ah beh sì, d'accordo certo, o analizzandolo così sì. no. Cioè, il metodo dice proprio questo, no? Andiamo a individuare un trend, un mercato che fa dei massimi, scende per cercare nuovi compratori per confermare il trend. Il trend non viene confermato, ma il mercato scende. Ok, possiamo tracciare la linea del collo tra i due impulsi che andavano a confermare il trend. Abbiamo il pattern di inversione se e quando abbiamo la rottura della linea del collo. La linea del collo non è stata rotta, ma anzi, addirittura c'è stato un violento ritracciamento verso l'alto che ha compromesso tutta l'azione del mercato proprio su questo potenziale pattern di inversione. E quindi al momento veramente non abbiamo niente.
Sto osservando se l'avevamo su questa coppia a livello didattico, prendendo spunto dalla tua analisi, Federico, se c'era qualcosa precedentemente. Quindi, state un attimo che accendo un po' la luce perché qui si sta facendo un buio della Madonna, ragazzi. C'è stato un temporale stanotte, mi sa che anche adesso si sta preparando perché continua a diventare buio. Allora, mi sto chiedendo se. Durante la settimana scorsa, non so, aiutatemi voi, non so, il mercato ha dato vita a un pattern di inversione, cioè ha lavorato tutta la settimana per crearlo. Se questa è la spalla sinistra, quindi stiamo lavorando al riconoscimento del pattern, che è il primo lavoro che dobbiamo fare in qualità di trader. Quindi abbiamo un trend confermato fino a qui, il mercato che ritraccia per cercare nuovi venditori per andare a cogliere i nuovi minimi del trend, non ce la fa, ma viene ricacciato indietro. Quindi abbiamo la formazione della terza testa, o meglio, scusate, della seconda spalla destra. A questo punto possiamo tracciare la linea del collo tra i due prezzi dai quali sono partite le accelerazioni ribassiste, quindi uno qui e uno qui, e nel momento in cui il mercato ha attivato il nostro pattern, quindi qui, sentite il tuono in sottofondo? Quindi con questa candela il mercato ha attivato il pattern, noi avremmo avuto appunto la chiusura di quella che è lo scenario previsivo. Cosa dice lo scenario previsivo? Bene, il mercato potrebbe andare da qui fino a qui. Siete d'accordo? Ok. Questo è lo scenario previsivo. Le strategie operative per scusate un attimo che elimino il microfono di Federico perché c'è l'eco. Cosa dicono le strategie? Poi andiamo a rispondere alle domande che arrivano in chat. Quali sono le strategie operative che abbiamo creato per sfruttare questo pattern? Una, stabilire l'area di trading tra la spalla destra in questo caso e il potenziale target, definito dall'estensione della testa spalle. Attendere che il mercato batta un prezzo che, battuto il quale, ci darebbe un rapporto rischio-rendimento minimo 2. Allora, eravamo qui, è gioco facile comprendere che se la nostra strategia 1 fosse entrata a mercato, noi avremmo avuto 40 pips di stop loss e 130 di target, e quindi hai voglia di avere un rapporto rischio-rendimento 2. La prima strategia ci avrebbe già visto potenzialmente a mercato nel momento in cui il prezzo ha rotto la linea del collo. E quindi a questo punto cosa staremmo facendo? Staremmo gestendo l'operazione sugli swing almeno fino a quando saremmo arrivati a pareggio, quindi su questo prezzo di entrata, e da lì in poi noi non avremmo fatto più niente. Ok? Questo è il prezzo di entrata. Questo qui, seguitemi, eh? Quindi il mercato dà un segnale long, un segnale di attivazione del pattern. La strategia ci vedeva entrare sul mercato proprio su questa candela. Ecco qui lo swing, ragazzi. Eccolo qui, lo vedi Marco? Lo vedete, ragazzi? Lo swing che attendavamo per riuscire a portare il potenziale stop da qui a qui, quindi a questo punto noi avremmo avuto lo stop a pareggio, ok? Il mercato poi ha ritracciato, ci avrebbe colpito lo stop, quindi noi con questa prima strategia saremmo usciti dal mercato in pareggio. E scrivo in data 5 giugno del 2017, sto
testando la strategia 1 su un pattern di inversione testa spalle creato durante la settimana che va dal 19 maggio al 26 maggio, sulla coppia il lunedì time frame orario, avrebbe dato risultato pareggio. Benissimo, e metto da parte e scrivo. La seconda strategia che cosa avrebbe detto invece? Ci avrebbe detto, ok, il pattern è attivato, dobbiamo attendere l'attivazione della candela, quindi un'entrata qui. All'attivazione di questa candela, quella che ha rotto la linea del collo, lo stop loss al di sotto, ok? Lo stop loss al di sotto della candela stessa. Di nuovo, la gestione del trade prevedeva uno swing a favore prima di portare il trade a pareggio, lo swing sarebbe arrivato, quindi vedete che più o meno siamo sulla stessa area. Noi avremmo portato a pareggio lo stop loss e di nuovo questo ritracciamento ci avrebbe colpito. Qui avremmo avuto il nostro stop loss in caso di ritracciamento del prezzo. Qui vedete che il mercato poi effettivamente ha ritracciato quel tanto che basta per. E dai, quel tanto che basta per colpire il nostro stop, non riesco a prenderlo. Ecco qui, per colpire il nostro stop e buttarci fuori dal mercato, comunque a pareggio. Quindi, di nuovo, scrivo anche la seconda strategia, quella più rischiosa, mi avrebbe fatto uscire in pareggio. E scrivo, creo esperienza, creo numeri, creo statistiche. Ok? Quindi anche in questo caso sarebbe stata comunque una buona potenziale opportunità di trading. D'accordo? Benissimo. Vediamo le domande che Stefano ti apro un attimo il microfono, così ci fai la tua domanda. Stefano, dici pure, ma non ti vedo più. Ah, eccoti qui. Ok, Stefano, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Di pure. Allora, riguardo a questo test e spalle, io l'avevo, avevo la domanda seguente, no? Tu hai segnato come spalla a sinistra quella che vediamo a schermo, ma non sarebbe stato più corretto identificare la spalla a sinistra con lo swing che c'è stato subito prima della testa? Quello un po' più piccolino? Dopo il candelone rosso? Questo qui? Sì, esatto. Guarda, nella dinamica, grazie alla domanda, interessantissima domanda, nella dinamica del prezzo balza all'occhio proprio questo come swing, come punto di rotazione importante. Tenete presente, ragazzi, che più i livelli, più i movimenti sono chiari e definibili da tutti, e più siamo quasi certi che sono quelli veramente che contano, veramente quelli sui quali il mercato potrebbe andare a lavorare. Questo potrebbe essere uno swing certamente importante, ma non su questo time frame, non su questo orizzonte temporale. Potrebbe esserlo magari sul 15 minuti. Se noi andiamo a lavorare sul 15 minuti, sono quasi certo che quello lì potrebbe essere invece un buon, lo vedete? Su questo orizzonte temporale invece, quello swinghino che ha visto lui, Stefano, diventa interessante. Tolgo un attimo la mascherina qui, cancelliamo un attimo tutti gli oggetti, cancelliamo anche linee verticali. Ecco, se noi lo vedessimo così, ragazzi, allora sì, su questo time frame diventa interessante il movimento perché abbiamo una testa qui, o meglio una spalla, una testa. Abbiamo il tentativo di ritrovare i venditori che poi falliscono, d'accordo? Ecco, nella dinamica dei mercati, di questo mercato su questo orizzonte temporale, questo punto di rotazione ha il suo perché, diciamo così.
si è creato su un determinato orizzonte temporale, ci ha impiegato il tempo per formarsi, è un bel minimo di mercato, lo vedono tutti, così come questo. Se ci spostiamo sul time frame orario, invece vedete che quello swing qui è quasi praticamente irriconoscibile e prende questo di importanza. Ecco, quindi ragazzi, abituiamoci, secondo esperienza, proprio a lavorare proprio su quella che è la dinamica del mercato, su quelli che sono i punti di rotazione importanti. Questo buono che l'hai visto, ma se lo paragoni a questo, vedi che questo punto di rotazione è molto più importante nell'economia del trend ribassista di questo. Sarebbe come sparare un elefante con una cerbottana, no? Scusa il paragone stupido perché sparare è una cosa che non mi piace, hai nessuna ragione, ma cioè, sarebbe come cercare di fare del male a qualcosa, no? Come spostare un camion di sabbia con una paletta che giocano i bambini sulla spiaggia, no? Cioè, è quasi irriconoscibile. Questo invece è un bel movimento in tutta quella che è la dinamica del trend che scendeva, lo vedete? E questo invece no, non lo è per niente importante. Se invece andiamo sul 15 minuti, Stefano, allora sì che in questa dinamica anche questo movimento acquista la sua importanza. Ok? Di nuovo, a questo punto avremmo potuto tracciare la nostra linea del collo, determinare il target, né più né meno da metodo, qui il mercato è uscito, quindi questo è stato il nostro potenziale target, sarebbe stato. Ok? Di nuovo due strategie. Strategia 1, calcoliamo la distanza tra stop loss, che è questo, o prezzo o perlomeno l'area dietro la quale difenderemo il trade e il potenziale target qui in alto. Se il mercato ci dà un prezzo da rapporto rischio-rendimento 2, entriamo sul mercato, quindi qui non l'avevamo, l'avevamo già, 50 e 60, vedete che dovevamo attendere un ritracciamento, quindi qui non saremmo entrati sul mercato. Dove saremmo potuti entrare? Forse qui, con 30 pips di stop loss e 80, ecco, vedete che qui il mercato avrebbe dato una buona opportunità di entrata sul mercato. Ok, quindi la strategia 1 ci avrebbe visto protagonista qui alcune ore dopo. Vediamo se come sarebbe poi andato avanti il trade. Ecco, vedete che dopo che il mercato ci avrebbe fatto entrare sul mercato, noi saremmo rimasti con il nostro stop loss qui ben posizionato perché non avevamo ancora uno swing a favore. Vedete che dopo questa entrata il mercato non aveva più dato nuovi swing, quindi avremmo avuto di nuovo il nostro stop loss di sotto e probabilmente noi saremmo andati direttamente a target e quindi avremmo potuto segnare, ok, su 15 minuti questa strategia ci avrebbe dato un punto positivo. Ragazzi, lo swing non è questo, per intenderci, ma è se quando il mercato va sopra qui, naturalmente. Cerchiamo di intenderci, eh? Quindi il mercato esce dalla testa a spalle, fa tutto questo massimo di mercato, d'accordo? Noi non abbiamo la possibilità di aggiornare lo stop loss fino a quando il mercato, ironia della sorte, non va al di sopra di qua, cioè praticamente quasi a target, d'accordo? Ma tant'è, il metodo è questo. Altrimenti qualunque posto qui sotto era sempre a rischio, d'accordo? Ok, e in questo caso la strategia boom avrebbe praticamente pagato la strategia 1 e io prendo nota sul time frame a 15 minuti lo stesso pattern che aveva dato qualcosa di negativo sull'orario su 15 minuti l'avrebbe dato positivo. La seconda strategia, come sarebbe andata invece? Beh, a questo punto direi
direi uguale, no? A meno che noi decidessimo di seguire questo swing, ma di nuovo nella dinamica del mercato, vedete che tutto questo è un massimo di mercato e quindi anche questa strategia avrebbe dato i suoi buoni frutti. Quindi ottimo Federico per l'individuazione. Scusa, mi sfugge il nome. Stefano. Ok, Stefano, per l'individuazione. Vediamo Mauro che ha una domanda anche lui. Walter ci chiede, di recente ho letto che è possibile liquidare parte delle posizioni una volta che si raggiunge un target parziale. A me sembra un buon modo di gestire il trade. Tu che ne pensi? Potremmo inserire le nostre strategie da testare? Va bene, Walter. Lui dice, Walter dice. Se anziché avere una posizione sola sul mercato, ok? Se anziché avere una posizione sola sul mercato, noi facessimo in modo di chiudere una parte di posizione se e quando il mercato dovesse dare dei buoni frutti, almeno quelli me li porto a casa, almeno quelli comincio a portarmeli a casa. E alcuni trader lo fanno certamente, lo faccio anch'io su determinate strategie operative. Non opero solo con una posizione, ma la faccio in due posizioni. Raggiunto il target della prima, la chiudo, ok? Quindi mi assicuro un determinato pareggio di bilancio e poi lascio correre la seconda a target. Sullo spunto operativo di porca miseria, oggi con i nomi faccio un casino della Madonna. Dall'amico che ci ha fatto la domanda adesso di Walter, proviamo a inserire questa idea che ci ha dato Walter. Proviamo a decidere, ragazzi, se vi piace, poi andiamo naturalmente a testare queste cose e poi rispondo anche all'amico Mauro, andiamo a testare questa idea, cioè anziché pensare a una strategia operativa che ci potrebbe vedere a mercato con una sola posizione, operazione, noi la dividiamo in due. Dividiamo in due il trade, dividiamo in due il size potenziale, ok? Lo ripeto, adesso stiamo solo testando, poi andremo a vedere l'efficacia della stessa. Abbiamo un determinato size, lo dividiamo in due, ok? E la prima delle due posizioni possiamo decidere di dire, ok, se il mercato ci dà swing o non swing, un movimento pari alla distanza tra il nostro prezzo di entrata e lo stop loss, io chiudo la prima posizione. Chiudo la prima posizione e mi assicuro un ricavo per la mia azienda. La seconda gestione, la seconda posizione, possiamo decidere tutti insieme se portare immediatamente a pareggio lo stop loss e così assicurarci comunque un minimo di entrata, un minimo di ricavo per la nostra azienda, oppure lasciarla lì e gestirla sugli swing, perché tanto il pareggio di bilancio sarebbe assicurato. Curato, no? Se io faccio un trade con 0,10 di size, 0,05 me li guadagno con la prima posizione, se anche la seconda vengo stoppato, chiudo a pareggio, no? Ok? Più 0,05 li ho incassati, 0,05 li perdo, pareggio. Possiamo deciderlo. Ci pensiamo. Avete capito l'idea di Walter? Dice invece di aprire una posizione sola, ne apriamo due. La prima ci assicuriamo un incasso quando il mercato mi fa un certo numero di pips pari allo stop loss e la seconda decidiamo poi la volta prossima perché è tardi come gestirla. Ok? Ottima idea, Walter, la pensiamo, la mettiamo nella nostra strategia operativa, visto che sono già le 15.
andiamo a rispondere a Mauro. È tutto contestualizzato al time frame, ho capito male? Mauro, cosa intendi? Posso aprirti il microfono, Mauro? Così ci parli in diretta. Mauro, tu rispondimi pure se no. Ok, perfetto. Allora, la tua domanda è: ma allora è tutto contestualizzato al time frame? Quando noi andiamo a operare sui mercati e individuiamo un determinato pattern o facciamo una determinata analisi tecnica sul grafico, quello è il nostro grafico di riferimento. Tanto l'analisi del prezzo quanto i potenziali scenari previsivi quanto le coerenti strategie operative vanno poi naturalmente implementate sullo stesso time frame sul quale stiamo analizzando il grafico, stiamo facendo l'analisi tecnica di quel grafico. Se individuo un pattern sul time frame H1, sarà su quel determinato grafico che io poi andrò a implementare le potenziali strategie operative. Se il pattern lo individuo sul time frame a 15 minuti o un minuto o mensile, sarà quello l'orizzonte temporale sul quale andrò poi a implementare tutta la mia operatività. È questo quello che ti chiedevi, che ci stavi chiedendo, Mauro? Ok, perfetto, è proprio questo. Quindi, ad esempio qui sul time frame H1 di Use the CAD, vedi che avevamo preso a riferimento queste aree per le entrate e per lo stop loss. Se noi avessimo lavorato su 15 minuti, magari avremmo potuto lavorare anche su altre aree, ma di nuovo alla fine prendiamo a riferimento il time frame sul quale stiamo certamente lavorando. Vedi che nel caso specifico del 15 minuti lo stop loss sarebbe andato a finire qui su quest'area, ok? Non è detto che lavorando sui time frame orari lo stop loss sarebbe finito di nuovo qui. Andiamo a vederlo. Ecco, come vedi, se qui era lo stop della strategia sul time frame a 15 minuti, lavorando sulla strategia stessa ma sul time frame orario, lo stop loss sarebbe andato a finire qui, come abbiamo ben identificato. Quindi certamente sì, qualunque analisi, qualunque pattern, qualunque coerente strategia operativa andiamo poi a prendere sull'orizzonte temporale, sulla compressione, sul time frame sul quale stiamo facendo l'analisi tecnica del grafico. Allora ragazzi, sono le 15.06, qui ci sarebbe veramente da star qua tutto il pomeriggio insieme a studiare e andare a vedere le nostre faccenduole. Direi che abbiamo fatto di nuovo un buon lavoro, ci stiamo avvicinando a grandi passi a quello che è la prima strategia operativa, il primo approccio professionale a quello che è il trading, fatto con tutti i crismi. Vedete che stiamo procedendo a grandi passi, ma usando veramente tutte le accortezze del caso, quello che fa un trader professionista, che opera in maniera professionale, ed è questo che alla fine determina i risultati nel medio e nel medio-lungo termine. Per quanto riguarda la registrazione dei TG, ancora ci stiamo lavorando sopra perché personalmente ho ancora dei problemi a fare queste cose sul mio PC, non so il perché, ma non riusciamo a risolvere il problema. Comunque, in un modo o nell'altro lo risolviamo perché le registrazioni sono tutte qua. Quindi, ragazzi, quello che dobbiamo fare da qui a giovedì è noto, lo sappiamo.
non ci rimane che darci dentro, studiare, studiare, studiare. Non venitemi a parlare di trade settimana prossima, stiamo solamente lavorando alla costruzione di un metodo. I trade arrivano dopo, se e quando avremo costruito il metodo. Senza metodo testato e la cui efficacia si è dimostrata tale, noi non abbiamo niente da tradare. Io all'otto non ci gioco, io di improvvisare non mi va. Perché Walter dici che tuo fratello è informatico? ti libero un attimo il microfono. Ah, per il PC. Ah, ok. Ah, sì, Walter. Ok. No, ma li conosco anch'io di persone veramente in gamba. Si tratta solo di riuscire a trovare la quadra della situazione, poi certamente li risolviamo. Ok, ragazzi, davvero grazie ancora a tutti voi. State insieme. Più stiamo insieme, meno stupidaggini riusciamo a fare sui mercati, e quindi l'appuntamento è certamente per dunque oggi è lunedì, per giovedì prossimo, ore 14, TG della Sapienza Finanziaria. Ragazzi, ciao, grazie a tutti, buon lavoro, buon studio. Ciao ragazzi, ciao e grazie a tutti voi. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.